iniziativa importante oggi qua in Calabria, proprio qua a Capo Vaticano, proprio dove è successo la brutta avventura dei due ragazzi gay. Sì, noi abbiamo voluto accogliere l'invito di chi ha stravolto l'evento negativo, cioè laddove c'era stata la chiusura, l'innalzamento di un muro e il dire no, voi qui non entrate, si è aperto il mondo, si è aperta la solidarietà da parte delle comunità locali, da parte dei sindaci e da parte degli imprenditori. E penso che sia una cosa importante. Noi come Regione Calabria già da tempo stiamo lavorando per l'eguaglianza e l'inclusione. In particolare all'interno della legge per il diritto allo studio abbiamo finanziato dei percorsi a favore dell'educazione e all'affettività, per far capire ai ragazzi sia cosa significa dire un sì o un no in amore e quindi contrastare la violenza di genere, ma anche contrastare gli stereotipi e soprattutto le discriminazioni rispetto alle preferenze sessuali, a partire principalmente dalle scuole dell'istituto comprensivo, quindi prima dell'elementare e delle scuole medie, per fare in modo che i ragazzi crescano con la consapevolezza che l'amore è sempre inclusione, l'amore non è mai barriere e soprattutto nessuno mai merita di essere escluso dalla propria comunità. Grazie.